Questa sera in carrozza parliamo di sorrisi. È un piacere avere con noi il dottor D'Alessandro. Buona visione. Un programma offerto da Mericat, Mastrini Group Accademia della Musica e Laura Cartocci Passione Stile e Eventi. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. Carrozza si va, la vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino, gin su, gin giù, gin su, e il capotreno molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai, la nostra vita mai è esaurita, è come un treno in corsa che fa. Gin su, gin giù, gin su. Benvenuti in carrozza in questa gradevole atmosfera tardo autunnale con già la carrozza imbandita. Vede Francesco? Ah, non è Francesco! No, non no, è Francesco! No, no. È giustificato? Sembra. Ma lei è un amico, collega di Francesco? Sì, Madit, fammi un piacere, vedi un po', dammi una mano. Questa dizione Madit, dammi una mano, mi lascia pensare a qualcosa, ma sotto mentite spoglie chi c'è? Gettulio! È Gettulio! È Gettulio! E Gettulio, il nostro personaggio cult. Bene, benvenuto Gettulio. Ben trovati. Bene. Ben trovato anche al dottore. Ecco. Buongiorno e grazie per avermi invitato qui da voi. In verità ci siamo incontrati casualmente in questa carrozza. Allora, dottor Giampaolo D'Alessandro è stato ospite di altre trasmissioni di Umbria TV, ci conosciamo, ci diamo del tu, 55enne, uno di coloro che veniva a Perugia per ragioni di studio, perché la facoltà di medicina, come ancora oggi, era molto quotata in Italia. Sì. Si laurea... Anfiolo. È in fiolo ancora, sì. Magari. Si laurea in medicina e chirurgia, corso di laurea in odontoiatria, sì. E poi arriva una specializzazione, un master a Siena, in questo caso in sì. implantologia sì. orale. Un master. Non un ti master. Basta e vai anche a Göteborg, Svezia, che è un po' sì. la patria di questo, in questo sì. caso per i trattamenti avanzati, sempre in questo settore. Insomma, sì. sei un esperto di odontoiatria additiva e... Oggi la chiamiamo esteticamente minimamente invasiva. Sì, io nasco come implantologo e quindi come diciamo chirurgo implantare ed è stata la prima parte della mia vita professionale. Dopo mi sono spostato per ragioni proprio di inclinazione personale verso un'attività diversa che è appunto quella dell'odontoiatria additiva, un'odontoiatria che è fortemente mini invasiva. Ed è peraltro oggi la tendenza che tutta la medicina ha, la medicina va inevitabilmente verso la mini-invasività. E di questo parliamo, perché finita la traiettoria scolastica universitaria, arrivano i primi studi su Perugia, perché sei rimasto a Perugia, sposi una perugina e quindi sì. ti senti umbro, no? Mi stai dicendo assolutamente. A tutti gli effetti. Qui vivono tra l'altro alcuni dei tuoi grandi fratelli di un clan, siete sette sì. fratelli, tra sì. l'altro figli di un chirurgo, quando in Italia c'erano pochissimi, quindi insomma sì. hai sempre sì. masticato questo, sì. questo ambiente, questa sì. atmosfera evidentemente. Resti a Perugia anche per ragioni d'amore, apri due studi e poi decidi, io... Non voglio lodarti troppo, ma conoscendoti e sapendo cosa fai e avendo conosciuto alcuni clienti importanti tuoi, so quanto vali a livello nazionale ed internazionale, quindi non è una lode sperticata, ma è in realtà quella di cui discuteremo. In un mondo, quello di oggi, che dà sempre più importanza all'estetica, quindi l'estetica mini-invasiva sta prendendo piede come non era mai accaduto in passato, evidentemente. E quindi parliamo un po' di questo, cioè degli accorgimenti che un odontoiatra come te, avanzato, esperto in quello che abbiamo detto, implantologo, deve usare per far sì che la gente non si illuda troppo, al di là anche dei denti, il viso, di diventare all'improvviso bello a tutti i costi. No, diciamo che il buon senso dovrebbe sempre, no? Mitigare le scelte dei pazienti, che però a volte sono essi stessi incapaci di capire cos'è la cosa più giusta. Per cui in quel caso lì il medico deve dare delle indicazioni precise. È che oggi
il buonsenso un po' viene a essere perso per una ragione semplice: si cerca di imitare qualcos'altro, la persona fisica nella sua integrità, e quasi diventa un miraggio. In questo, in qualche caso, la medicina non aiuta. Immagina chi va da un medico estetico a gonfiarsi le labbra, immagina, tutti noi abbiamo, no, visione di, a volte di pazienti che hanno per esempio delle labbra gigantesche. In qualche modo il paziente stesso perde il senso della misura e qualche volta non è aiutato da chi opera in quel senso. Il senso della misura lo dovrebbero avere sia i pazienti che a volte anche i medici. Nel ridurre anche un po' o gestire le aspirazioni che a volte sono eccessive, no? E quindi sì, il consiglio mirato lo deve evidentemente dare il professionista. Sì, assolutamente, perché proprio il paziente perde a volte il senso della misura, perché pensa, io faccio sempre un esempio, quando andiamo al mare ci abbronziamo, va bene? Raggiungi un colore della tua pelle di un certo tipo. Torni a casa, dopo 2 giorni tu sei ancora abbronzato, ma la tua testa ti dice ti vedi bianco. In realtà sei ancora scuro, hai semplicemente perso un po' di quell'abbronzatura. Vorresti abbronzarti molto di più. Noi, proprio come esseri umani, spesso il senso della misura lo perdiamo. Allora, laddove c'è un impatto medico dietro, dovrebbe essere l'operatore che consiglia, nella maniera più giusta, le scelte del paziente. Oggi questa cosa a volte viene persa e quindi è molto importante poterla riportare in questo senso. Noi, per esempio, nella nostra attività cerchiamo di realizzare delle cose che abbiano a che fare il più possibile con la naturalezza più estrema, e questo ci viene riconosciuto, ed è per questo che riceviamo pazienti anche da molte parti del mondo, perché quello che facciamo non ha a che fare con i tecnicismi, ha a che fare con la natura e con la naturalezza dei risultati. Io aggiungerei quindi, la tecnologia è certamente importante per realizzare dei componenti, ma prevale l'artigianalità, cioè la capacità quasi artistica di costruire ciò che serve a quella bocca. Ma le due cose vanno di pari passo, nel senso che oggi tutta la scienza medica è fortemente supportata dalla tecnologia, per fortuna, perché in tutti gli ambiti medici la tecnologia aiuta in maniera pazzesca, anche in odontoiatria per alcune cose. Quello che facciamo noi in realtà ha una componente tecnologica che è meno importante, perché quello che facciamo è totalmente artigianato, nel senso che quello che realizziamo lo realizziamo noi, lo immaginiamo noi, e l'aiuto delle macchine per il nostro lavoro è meno importante. Diciamo che la tecnologia supporta la necessità della mini invasività, quindi la tecnologia oggi può evidentemente realizzare degli spessori minimi che un tempo erano difficili da raggiungere. Sì. E la qualità dei componenti che oggi si usano, che è molto più robusta e dunque adatta a quel tipo di lavoro, immagino. Sì, indubbiamente, però per realizzare poi, per esempio, per quanto attiene la mia attività, il sorriso è l'anima di una persona, no? Certo. Se tu sbagli il sorriso di una persona, gli cambi proprio l'anima nella relazione con le altre persone. Una parte dell'identità. Sì, cioè, assolutamente, proprio è una forma di comunicazione fortissima, il sorriso. E allora noi cerchiamo di mantenere l'anima delle persone, e questo lo possiamo fare solo con una componente personale, umana, molto forte, che forse ha un po' meno a che fare con la tecnologia in quanto tale. Allora, questa perfezione estetica oggi è ricercata un po' da tutti, ma soprattutto in alcuni ambienti è quasi, intervenga pure Gettulio quando vuole, lo stop per cosa? Trenino commerciali! Bene, chi se lo può permettere da un lato e chi ha una necessità primaria, ad esempio chi si espone in televisione, quindi il mondo dello spettacolo, del teatro, della TV, ma poi anche quello dell'imprenditoria, alta imprenditoria, del mondo dello sport, eccetera, eccetera. Ecco, quali sono le domande che ti pongono e quali sono le richieste che ti fanno e come riesci a gestire, insomma, la qualità di quel tipo di lavoro? Allora, in realtà i pazienti che arrivano da me arrivano per passaparola. No? E quindi perché qualcuno si è trovato molto bene e quindi ti manda qualcun altro. La cosa curiosa... È arrivato un calciatore, nello spogliatoio ne parla o se ne accorgono. Esatto, arriva l'allenatore o un altro calciatore. Arriva l'attrice. Esatto, funziona così. Peraltro l'attività che svolgiamo non può essere veicolata da un giornale o semplicemente da un servizio in TV. È qualcosa, come ti ripeto, talmente naturale che se tu non ne parli, nessuno si accorge che l'hai svolta.
Certo. Per cui devi aver voglia di dirlo a un tuo amico, a una tua amica, a un tuo parente, altrimenti... Vedono i denti migliorati, abbelliti, ma nessuno si aspetta quel tipo di... Sì, di vedono una persona che è molto più bella, molto più giovane, molto più luminosa, molto più comunicativa, ma nessuno lo attribuisce a un'attività di tipo odontoiatrico. Interessante. Qualche nome che mi sento di fare, perché si sono già conosciuti, nomi importanti, uno di questi è venuto in TV, un altro è venuto in Umbria, ma visto che stiamo arrivando in centro storico, andiamo a farci una passeggiata, un caffeino e ne riparliamo tra poco. Molto bene, grazie. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più, consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io sono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Eccoci di ritorno. Capotreno inventato, Gettulio, dottor Giampaolo, e perché non la vedo attiva come Francesco, ma ha modo di rifarsi in discesa. E beh, adesso a Gigiu sentirei. Sai che c'è un ritornello, è una canzone nel refrain, Gin giù, gin su, lo conosci bene? Sì, beh, molto bene, molto bene. Con te ci vorrebbero alcuni viaggi, gin su e gin giù, ma abbiamo una decina di minuti, impiegamoli bene. E le fate vedere il panorama. Ecco, sì, stavamo dicendo che ho trovato un Giampaolo D'Alessandro incantato, sì, nel vedersi, sì, decisamente. Parlavamo, ma in alcuni momenti è riuscito, perché da perugino, che ormai risiede a Perugia, sì, da decenni, non ero mai stato nel minimetro, vivendo in un'altra parte della città, sì, non esatto, hai bisogno di, esatto, di imboccare esatto, il minimetro, sì, che è uno dei richiami del, parliamo di questo anche, no, della nostra regione, cioè vengono da te clienti un po' da tutta Italia, anche dall'estero, anche dalla Russia, poi diremo perché vai anche tu in Russia, perché sì, hai stabilmente ormai da una dozzina d'anni, sì, lì, sì, sì, uno studio nella capitale russa, sì, 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 ci dirai lì magnati di ogni genere, eh? Beh, io ho uno studio, diciamo, a Milano, che è la mia prima attività attualmente, Perugia. Abbiamo aperto uno studio a Mosca 12 anni fa. Attualmente vado molto poco a Mosca, diciamo, più stabilmente, perché sono molto impegnato in Italia e devo dirti che preferisco farli venire in Italia, ecco, oggi rispetto a qualche anno questo, fa. Perché conoscendoti ho sentito che a volte stavi per ricevere gente da fuori. Sì, anche io ho due figli che hanno 18 anni e 16. Paradossalmente quando erano più piccoli potevo gestire meglio le mie assenze. Adesso che sono un po' più grandi preferisco essere un po' più presente. E quindi anche in facciamoli questo senso. Facciamoli venire. Sì, anche in questo anche senso. Anche per aiutare la regione. Sì. Vuol mettere la Russia con l'Umbria. No, ma devo dire a che... A favore di chi? A favore di chi? Ah, ecco. Assolutamente. Certo. Beh, molti restano stupiti, no? Di certe no, assolutamente. Bellezze, assolutamente, eccellenze della nostra regione. Ma poi quando vengono li accompagniamo, diciamo, in un percorso che non è quello di un turista classico che viene qui, magari è anche un po' smarrito, ma gli facciamo vedere delle cose mirate e rimangono, ti devo dire, tutti incredibilmente colpiti da questa regione. Sono spesso meravigliato del fatto che io ricevo qui anche molti pazienti che ne so che vengono da Milano e devo dire che rimango spesso meravigliato di come l'Umbria non sia sufficientemente conosciuta fuori, e questa è una cosa che mi rammarica, perché io tengo moltissimo all'Umbria, è una regione straordinaria nella sua nelle sue dimensioni minime, racchiude talmente tanto che rimango davvero meravigliato di come sia poco conosciuta per quello che può offrire. Grazie a te i personaggi importanti vengono, e riprendiamo quel discorso. Intanto ricordiamo chi non ci avesse prima visto, ho seguito in salita, almeno andando mentre giù. Gin giù, ora è Gin giù. che sappiano che con noi c'è il dottor Giampaolo D'Alessandro, che è un
dentista di fama internazionale, lo vogliamo dire? Grazie. Un carcome dai denti. E parliamo di esperienze particolari, quelle estetiche minimamente invasive e quelle additive. Il termine additivo cosa significa esattamente? Il termine additivo vuol dire che aggiungiamo, vuol dire che il tempo determina un consumo di tutti i substrati che hanno un'azione, diciamo, di sfregamento. I denti sono fatti da due arcate, una superiore e una inferiore, che si raffrontano e quindi si consumano negli anni, ma si consumano anche a causa, per esempio, degli acidi dello stomaco, si consumano perché li laviamo, si consumano perché mangiamo, tutte le attività... Non ti illudere, ecco, non tutte le carrozze. Non tutte le carrozze sono dotate, Giampaolo, di capotreno e stavo per dire di hostess, ma eccola, incombeva, è arrivata Agnese. Ciao Agnese, buonasera. Non possiamo, dobbiamo parlare, quindi consumare nulla al momento, lo faremo più tardi. Ma consumi i denti qui. Ecco, dicevo che un tempo si lasciavano consumare quasi totalmente, poi arrivava l'impianto, la capsula, ora invece si aggiunge quanto necessario. Diciamo che i denti sono stati sempre considerati qualcosa di ineluttabile, cioè il consumo dentale è sempre stato visto come inevitabile, una parte dell'invecchiamento al quale non potevi porre rimedio se non con attività, diciamo, odontoiatriche abbastanza invasive. Un po' come i capelli bianchi in qualche modo. Sì, diciamo così, mentre invece la medicina estetica ha sempre curato di più l'aspetto, che ne so, della pelle, no? Labbra, zigomi, immagino, certo, tutti i trattamenti che si fanno. In realtà uno dei parametri principali dell'invecchiamento percepito è proprio il consumo dentale. Allora, se tu riesci, diciamo, se tu puoi risolvere questo aspetto del volume dentale senza dover necessariamente andare a limare i denti, questo è un grosso vantaggio. Ed è questo di cui si occupa l'odontoiatria additiva, aggiunge quello che il tempo ha sottratto. Quanto è necessario, né esatto, più né meno. Esatto, ma lo fa anche contestualizzando il momento, cioè il sorriso di una persona di 60 anni o di 70 non può essere quello di una persona di 20 o di 30. Allora i volumi e, diciamo, i disegni che noi immaginiamo sono sempre contestualizzati per l'età di quella persona, per la pelle di quella persona, per la lunghezza del viso di quella persona. Diciamo, teniamo presenti molto dei parametri morfologici che poi concorrono a dare i risultati naturali che riusciamo a dare. Sta sgomitando trenino commerciale di nuovo. Bene, dicevamo dei personaggi, la privacy è necessaria, è indispensabile in questo ambito, ma qualcuno si è espresso, è stato colto e quindi i nomi che so li dico, insomma, tra l'altro da noi in trasmissione Umbra TV venne insieme a Kinga conduttrice allora Emilio Fede, che è un tuo paziente, venne a testimoniare un po' i suoi risultati. E poi venendo da te, uno dei grandi personaggi che è venuto in Umbra, poi magari tornerà anche per questo perché ha conosciuto le beltà, l'eccellenza della regione, è stato Lapo Art. Elkan. Lapo Elkan. Che sì. Certe, loro ce l'ha tenuta a Umbertide. Sì, ma non per questo, forse lui non c'è mai andato, Lapo Elkan, a Umbertide, ma è andato invece da Giampaolo D'Alessandro. Solo che venne in aereo, atterrò a Sant'Egidio, dovevano comunicare chi arrivasse, qualcuno soffiò la cosa e colleghi della nazione arrivarono, fecero il servizio, quindi lo possiamo dire, Elkan, che è stato Lapo Elkan, che è stato tuo paziente, ma insomma come tanti altri che non vuoi dire. Io conosco anche qualche calciatore, ma come fai a dirlo? Anche qualcuno del Perugia, non lo so, ma come fai a qualche dirlo? Qualche signora, come fai a dirlo? No, non possiamo, allora, qualche non è importante, notizia, sì, è uscita. Stiamo davvero giocherellando. Sì, sì, però io ho un obbligo di privacy molto forte. Viene da me, insomma, curiamo persone abbastanza note, proprio per questa ragione, e queste persone a volte vengono a trovarci in Umbria, e questa cosa qui mi rende felicissimo, perché io mi sento umbro, e quindi quando riesco a portare qui i personaggi, diciamo, di spessore notevole, sono felicissimo perché gli facciamo vedere qualcosa di veramente bello. Allora, mi preme dire che noi non vogliamo spingere chi ci ascolta, chi avesse bisogno, a dover forzosamente o per ragioni complessive, le mode che imperano, a fare questo. Ma ci fermiamo. Facevo un discorsino, insomma, abbastanza sensato, lo riprendiamo tra un attimo. Gesù. All right. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più, consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra.
Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Gesù di Giugiù. All right. Ah, perché c'è poi Giampaolo chi critica a livello televisivo l'esposizione, l'ostentazione, ma qui si parla soprattutto di viso, altre parti del corpo, invogliando tante giovani a rifarsi, questo è il termine che si usa, questa è una cosa molto più sottile, quindi noi non vogliamo indurre. Lì hanno ma... bisogno. Ecco, ecco, Gentulio dice che Agnese, beata lei, non ancora, diversamente da lei e me. So che il tuo equilibrio è piuttosto mirato ed attento, no? Rispetto. Ma io credo che la ricerca della bellezza sia una cosa fondamentale, e la bellezza è un valore, non è un disvalore. Ma in tutto, la bellezza fisica, la bellezza di un luogo fisico, la bellezza di un'aiola, sei curata o meno. Quindi la bellezza induce serenità, induce armonia, per cui anche la bellezza fisica credo che sia assolutamente un valore. Come dicevamo prima, laddove diventa una ricerca ansiosa di qualcosa di poco naturale, allora no. E lì deve intervenire davvero anche l'operatore nel consigliare bene chi ha davanti. Una ragazza giovane magari non ha nemmeno le armi per capire cosa davvero gli serve. Mm-hmm. E quindi è molto importante lì che sia l'operatore a... Il medico. Sì. A mettere, e abbiamo avuto medici in questo ambito in varie trasmissioni negli anni, così come psicologi, medici che hanno anche quella onestà intellettuale, culturale, dal sconsigliare a volte in certi casi un tipo di trattamento. Non è il paziente che fa la differenza del successo di uno studio, insomma. Siamo vicini alla chiusura, cosa aggiungiamo, cosa ti preme dire? No, io ti ringrazio moltissimo per avermi invitato e sono... felice di aver fatto questa conversazione con te. Non, per me quello che vorrei far passare è che la mia attività professionale, non sono qui per la mia attività professionale, ma per far passare un messaggio davvero di armonia. Noi dovremmo sempre inseguire l'armonia per tutto quello che ci sta intorno, che sia un aspetto medico, che sia un aspetto di altra natura, e credo che questa filosofia dovrebbe permeare tutte le attività umane, che si tratta di un medico, che si tratta di un'altra cosa, e questo mi fa piacere testimoniarlo. Bene. L'equilibrio, la moderazione, sì, fatta con intelligenza. Grazie, grazie a Giampaolo D'Alessandro, grazie. Grazie. Carrozza si va, la vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su, tutti. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, in Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Palladium.